Agnes Heller, Jürgen Habermas, Tony Judd, Simone Weil e Albert Hirschman. Cinque formidabili pensatrici e pensatori europei che con i loro scritti e i loro interventi hanno arricchito la qualità del dibattito intellettuale, politico e sociale nel corso del Novecento fino ai giorni nostri. Li raccontiamo con il contributo diretto di cinque intellettuali che hanno avuto modo di conoscerli da vicino per tentare di comprendere cosa hanno ancora da dirci per mettere a fuoco i problemi e correggere i possibili difetti del processo di unificazione europea. Sono Ilaria Gaspari e questo podcast si intitola Europa, una storia alla volta. In questo episodio approfondiamo l'esperienza umana e intellettuale della magistrata e politica francese Simone Veil, nata Jacob, prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del Parlamento europeo. Lo facciamo con l'aiuto di Alessandra Bitumi, ricercatrice di storia internazionale presso l'Università di Teramo. Simone Veil nasce nel sud della Francia, a Nizza, nell'estate del 1927, il 13 luglio. È figlia di genitori ebrei, parigini, fondamentalmente benestanti. Simone Veil, destinata a un ruolo pioneristico nella storia politica delle donne, nasce in realtà con un altro cognome, non con quello con cui diventerà famosa. Nasce Simone Jacob. Suo padre era un architetto, André. Sua madre, Yvonne Steinmetz, era una studentessa di chimica che interrompe però gli studi su richiesta del marito per occuparsi dei figli e della famiglia. I genitori si trasferiscono a Nizza perché lì le prospettive di lavoro sono migliori, o almeno lo saranno fino alla crisi del 29, che pare aver avuto un impatto molto significativo sulla vita piuttosto agiata dei Veil, che sono una famiglia di sei. Hanno quattro figli, Milou, Denise, Jean e l'ultima nata, appunto, Simone. È una famiglia laica, questo Simone Veil lo ribadirà spesso, l'appartenenza alla comunità ebraica era apertamente rivendicata da suo padre per ragioni culturali e non per motivi religiosi. Pensando, riflettendo sui tornanti più significativi della sua biografia, probabilmente uno dei primi tornanti cruciali è la sua cattura durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 30 marzo del 1944, proprio mentre festeggia con le amiche il conseguimento del diploma di maturità, viene fermata da alcune guardie naziste che la conducono alla loro sede operativa nelle Alpi Marittime che si trova all'Hotel Excelsior. Qualche giorno dopo viene catturato anche il resto della sua famiglia, quindi sua madre, suo padre, le due sorelle e il fratello. Il documento falso che porta con sé il giorno della cattura non riesce a salvarla, però ci racconta Simone Veil, passerà e la salverà poco dopo la bugia sull'età. Questo perché Simone Veil dice di avere 18 anni, cosa che riesce fortunatamente ad evitarle la camera a gas. Il primo campo che conosce è quello di Auschwitz. Nonostante le condizioni del campo, Simone, che allora era sedicenne, riesce a conservare un'aria luminosa e viene, per sua straordinaria fortuna, cosa che non mancherà spesso di ricordare, viene, dicevo, notata da una capo polacca che le dice «sei troppo carina per morire qui». A quel punto lei, sua madre e una sorella vengono trasferite nella fabbrica del campo meno duro, per così dire, di Bobrek e poi a Bergen-Belsen, dove però sua madre Yvonne sarebbe morta di tifo. È una scomparsa questa, lo scriverà e lo dirà a più riprese Simone Veil, a cui non sarebbe mai riuscita a rassegnarsi. Quando i campi vengono poi liberati, siamo nell'aprile del 45, le uniche sopravvissute della famiglia sono appunto Simone e le due sorelle Milou e Denise. Simone Veil rientra in Francia e una volta rientrata a Parigi sposa nel 1947 Antoine Veil, anche lui come lei studente di diritto a Sciences Po Parigi, anche lui ebreo,
ma diversamente da Simon sfuggito alla deportazione perché aveva trovato rifugio in Svizzera. Da Antoine Veil Simon prenderà il cognome e con lui avrà tre figli maschi. 2 anni dopo Simon Veil si laurea in giurisprudenza, ma per volere del marito non diventa avvocatessa, non intraprende la professione forense e sceglie invece, pare appunto proprio come compromesso con il marito, la strada della magistratura. Supera l'esame di magistratura alla fine degli anni 50, nel 1957, e si specializza sulle malsane condizioni delle carceri francesi, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso la condizione, la situazione delle donne detenute in queste carceri. Questo è probabilmente il primo passo nell'ambito di un impegno per la condizione femminile che contraddistinguerà da allora in poi il suo impegno pubblico, il suo impegno politico, il suo impegno sociale. Ci sono poi degli altri passaggi importanti che ci aiutano a capire la traiettoria professionale di Simone Veil. Dal 70 al 74 è segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura, non aderisce ad alcun partito politico, ma sostiene per la presidenza della Repubblica Francese il conservatore Giscard d'Estaing, che la nomina ministro della Sanità, carica che ricoprirà fino al 1979. Un anno prima però, nel 78, il presidente della Repubblica, appunto Giscard d'Estaing, la sceglie, questo è un momento molto importante nella biografia di Simone Veil, come capolista alle elezioni europee per l'UDF, la formazione centrista, liberale ed europea. È una scelta delicata, è una scelta controversa, è una scelta per nulla scontata, in primis perché Veil è una donna e solo in poche occasioni le donne francesi avevano guidato una lista alle elezioni, tanto che alcuni candidati della sinistra francese arrivano a sostenere alla vigilia del voto che la scelta di Veil mostrava come Giscard d'Estaing attribuisse poca importanza al voto per un'assemblea priva di sostanziali poteri, quale era appunto il Parlamento europeo alla fine degli anni 70. Veil resta in carica come presidente del Parlamento europeo fino al 1982, ma rimane al Parlamento da europarlamentare fino al 1993, quando viene nominata di nuovo ministra della Sanità, degli Affari Sociali e delle Aree Urbane nel governo di Balladur. Nei primi anni 90, per la prima volta, Simone Veil prende la decisione di aderire ad un partito politico e sceglie il moderato filo europeo UDF, gestito da Lyotard, da Bayrou, da Giscard. L'esperienza si conclude però piuttosto rapidamente. Simone Veil è frustrata perché non riesce a sollecitare posizioni decisamente progressiste in merito ad alcune questioni sociali che le sono particolarmente a cuore: la parità tra uomini e donne, la questione degli immigrati. Dice a un certo punto di non essere a suo agio con, la definisce così, con la politica politicante, e quindi lascia il partito e chiude una parentesi di impegno politico, se vogliamo, più in senso stretto. E si apre un'altra parentesi, non dentro a formazioni partitiche, ma una parentesi parimente importante e significativa politicamente. Nel 1995 diventa presidente della Fondazione per la Memoria della Shoah, carica che manterrà fino al 2007, e quasi negli stessi anni diventa giudice della Corte Costituzionale tra il 98 e il 2007. Nel 2008 viene eletta all'Académie Française, è la sesta donna nella storia francese a cui viene riconosciuto questo importantissimo titolo.
L'Académie Française, fondata dal cardinale Richelieu, nasce negli anni 30 del 600 in Francia con degli intenti simili a quelli che avevano portato qualche decennio prima in Italia alla nascita dell'Accademia della Crusca, ovvero proteggere la lingua e promuoverne l'uso migliore possibile nelle arti e nelle scienze. L'Académie Française ha fin dalla sua fondazione 40 membri. Per 3 secoli e mezzo sono stati tutti uomini, finché negli anni 80, quindi 3 secoli e mezzo dopo la sua fondazione, è arrivata la prima donna membro dell'Académie Française, ovvero Marguerite Yourcenar. Simone Veil viene eletta nel 2008 e, come tutti gli accademici, riposa dopo la sua morte al Panthéon. In estrema sintesi, da un punto di vista politico, Simone Veil è stata vicina alla destra moderata, agli ambienti conservatori dei democratici cristiani, ma questo non gli ha mai impedito di allinearsi ai socialisti e di votare con loro su alcune questioni cruciali. Non le ha impedito di collaborare, per esempio, col presidente François Mitterrand, di cui apprezzò l'attenzione ai temi europei. Ricordo che lessi il suo discorso di insediamento del 1979, in cui aveva parlato di pace, di benessere e di libertà come pilastri del progetto europeo, ma più in generale come capisaldi del mondo liberal democratico capitalista. Un discorso che, se lo rileggiamo oggi, è assolutamente attuale. E sotto la sua presidenza iniziò il cammino di quel progetto di trattato sull'Unione Europea che, sollecitato da un'altra figura importante, Altiero Spinelli, richiese il coinvolgimento dell'Assemblea fino alla scelta rivoluzionaria di esercitare un potere costituente. Il nome di Altiero Spinelli è un nome fondamentale, di rilevanza assoluta nella storia dell'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti Spinelli ha avuto un ruolo importantissimo nel contribuire a far nascere e a ridefinire in chiave moderna il concetto di Europa. Il suo lavoro è stato animato dalla speranza che, finita la guerra, si sarebbe potuta costituire una vera e propria federazione europea, ed è in questo spirito che nel 1941, durante il suo internamento a Ventotene, lui che era antifascista e comunista, insieme a Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, stende il cosiddetto Manifesto di Ventotene, che è un manifesto per un'Europa libera e unita. E in effetti la sua figura rientra a pieno titolo fra quelle dei protagonisti di questo podcast. Sono personalità che hanno contribuito a gettare le basi spirituali, filosofiche e ideali del progetto europeo e che ancora oggi ci possono ispirare a considerare l'Europa come un orizzonte politico che si nutre delle sue differenze interne, che impasta insieme culture diverse, mantenendo una sensibilità forte ai temi della giustizia e a una forma di cosmopolitismo che porti tutti gli stati membri a esprimere al meglio il proprio potenziale. Senza nulla togliere a quella dimensione della sua attività istituzionale, confesso che mi sono avvicinata con particolare curiosità e attenzione alla figura di Simone Veil, non tanto per quei 3 anni al vertice dell'Assemblea, quanto più in generale per la sua biografia e per le sue battaglie. Simone Veil è superstite dell'Olocausto, è magistrata, è ministra, è membro dell'Académie Française, è presidente della Fondazione per la Memoria della Shoah, è tutto ciò, ed è femminista nell'accezione più alta del termine. Ricordo a un certo punto di averla ascoltata esprimersi sul conflitto nell'ex Jugoslavia, ed era la prima volta che sentivo la sua voce. Rimasi colpita, una donna appassionata ma mai sopra le righe, elegante, austera, ferma e instancabile nelle sue battaglie. Un aspetto che trovo interessante della biografia di Simone Veil, così come ce la sta raccontando Alessandra Bitumi, questa traiettoria politica e esistenziale e umana così appassionata e così appassionante, è il fatto che dentro questa storia noi vediamo la gittata libertaria di una autentica vocazione femminista che non si pone in antitesi, diciamo, o in attrito con le forme del potere costituito, ma in qualche modo lascia che siano quelle forme a dare un effetto di leva
per creare uno slancio più forte che porta una donna ad occupare delle posizioni che erano fino ad allora per una donna inusitate, quindi in un certo senso precluse. Lei rimane moderata, rimane vicina comunque a una destra moderata, eppure è autenticamente femminista nella sua parabola, nel senso che sfruttando alcuni aspetti dell'ambiente in cui nasce e dell'ambiente del suo matrimonio, le frequentazioni a cui la portano i suoi studi, e quindi rimanendo all'interno di una elite politico e intellettuale, riesce a utilizzare quei mezzi che le vengono dati dentro questo contesto e che vengono affinati anche dalla sua esperienza tragica di sopravvissuta all'Olocausto, in modo da creare la base per una nuova forma di libertà femminile e mantenendosi sempre autenticamente, spontaneamente femminista nel uso che fa di questi strumenti, come vedremo ancora. Simone Weil ha incarnato la libertà in ogni sua dimensione. L'ha incarnata perché ne ha sperimentato la privazione massima da prigioniera nei campi di concentramento. L'ha rivendicata e l'ha vissuta questa libertà da moglie e madre, costretta da vincoli sociali, ma determinata nel perseguire una carriera gravosa, molto impegnativa, anche in termini proprio di tempo, eppure, questo Simone Weil lo dice spesso, una carriera per se stessa irrinunciabile. Ha incarnato la libertà perché l'ha guadagnata e l'ha protetta da avvocato, da magistrata, da ministra, da deputata, da donna e da lavoratrice in un mondo ancora largamente maschile, questo mi preme sottolinearlo. E l'ha difesa come diritto umano inalienabile contro ogni totalitarismo e come pilastro fondante della costruzione europea. Simone Weil sottolinea la centralità del valore della libertà individuale e collettiva per la coscienza europea. L'Europa deve offrire a tutti i suoi cittadini, continuerà a ripeterlo incessantemente, quanto più libertà possibile, e unica garanzia di questa capacità di rispettare la libertà è la democrazia. Simone Weil insiste sull'importanza del rispetto dello Stato di diritto, sulla libertà religiosa, sui diritti delle minoranze nazionali, e lo fa parlando soprattutto dell'Est Europa. Simone Weil vive, forse è il caso di ricordarlo, gli anni della liberazione dell'Europa dell'Est dal giogo comunista. Quindi insiste sul fatto che libertà e democrazia vanno difese e tutelate, vanno riconquistate e riattualizzate contro ogni deriva contraria. E per farlo, Simone Weil spiega, bisogna tramandare la memoria dell'Olocausto. Ecco, su questo Simone Weil fa una riflessione di straordinario rilievo che richiama, a mio modo di vedere, quella dello storico Tony Judd. Ricorda come per lunghi anni, dopo la fine della guerra, il mondo abbia scelto di non ricordare. Già dice che l'Europa post 1945 è stata fondata anche sull'oblio. Dice che l'oblio fosse e sia stata precondizione tragica, ma indispensabile per ripartire dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Cosa che Simone Weil dice con parole diverse, ma parimenti chiare, lo ricorda bene, ricorda come dopo l'Olocausto vi fosse un sentire comune che andava nella direzione appunto del silenzio, e lo ricorda per spiegare quanto doloroso, eppure quanto necessario sia il lavoro di ricostruire il passato, per comprenderlo, per restituirlo nella sua complessità alle nuove generazioni, ma anche per liberarlo dalla memoria, per storicizzarlo. E Simone Weil lancia un monito che a 20 anni di distanza resta ancora valido. L'eccesso minaccia l'intenzione iniziale. Lo dice chiaramente, lo scrive. L'eccesso di memoria rischia di produrre lezioni fuorvianti, e da storica trovo che sia un monito molto utile, molto importante, ahimè troppo poco ascoltato e introiettato, troppo poco seguito. Per Simone Weil libertà, ci torno, è anche capacità di liberarsi, è capacità di superare gli antagonismi del passato, e quindi direi libertà è anche liberazione.
Simone Weil spende numerose parole per celebrare, ad esempio, il significato rivoluzionario della riconciliazione franco-tedesca, che individua correttamente, direi, come punto di partenza, come pietra miliare per il superamento delle guerre fratricide, lei le definisce così, che avevano insanguinato l'Europa per decenni. Nella sua percezione, l'Europa unita, il progetto di Europa unita, è l'unico sviluppo in grado di riconciliarla e di riconciliare tutti con l'orrore del XX secolo. E in questo senso libertà è anche premessa e fondamento della pace e della sicurezza che sono state raggiunte in Europa dopo il 1945. E sono conquiste queste che Simone Weil invita però a non considerare come date scontate, ma come sfide sempre attuali da affrontare con coraggio e con unione. E a questo dedica il suo discorso davanti al Parlamento europeo che ricordavo prima. Questa idea, direi, dialettica della libertà come liberazione avvenuta, come una riconciliazione con i dissidi della storia, è un'idea estremamente interessante perché si combina con un'idea precisa della storia, del suo valore, della sua importanza. Ed è interessante notare come il pensiero di Weil su questo si intrecci e si intersechi, come ci mostra molto bene Alessandra Bitumi, con quello di un altro dei protagonisti della nostra piccola serie di podcast, Tony Judd, lo storico inglese, che effettivamente in un suo saggio intitolato L'età dell'oblio parla proprio di questo fatto, di questo appunto inevitabile momento in cui la storia dell'Europa dopo il 45 abbia poggiato sull'oblio dell'Olocausto e sul fatto che dopo che con troppa sicurezza e poca riflessione il XX secolo era stato lasciato alle spalle, sia necessario recuperare una riflessione, una conoscenza che storicizzi il passato e ne faccia un patrimonio da cui ripartire. Cosa che mi conduce alla seconda dimensione fondamentale del suo impegno, che è appunto l'Europa. In che modo ha contribuito al suo sviluppo? Di nuovo, molto sinteticamente direi in tre modi. Ha contribuito dando centralità alla questione democratica, insistendo sull'importanza di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee per realizzare un'Europa compiutamente democratica. Simone Weil celebra l'elezione a suffragio universale e, forte di questa nuova legittimità, cerca, lo ricordavo prima, di ritagliare spazio, di ritagliare potere per il Parlamento perché l'istituzione possa svolgere le sue funzioni di controllo democratico, ma anche perché possa essere forza propulsiva nel processo di costruzione europea e soprattutto di costruzione di un'identità europea. Ha contribuito promuovendo i valori fondanti per l'Europa. Solidarietà, diritti umani, cooperazione. Simone Weil insiste sull'importanza di conciliare le differenze in nome di una comunità basata su un patrimonio comune e sul rispetto condiviso dei valori umani fondamentali. Ha contribuito, in ultimo, muovendosi con realismo e pragmatismo, soprattutto senza mai smettere di interrogarsi. Ed è un approccio questo figlio della sua volontà di osservare la realtà nella sua complessità, che l'avrebbe spinta negli anni ad accantonare disegni federalisti, ad esempio. E pur condividendo l'ambizione di un'Europa degli ideali e quindi anche di un'Europa federazione, avrebbe concluso che sarebbe stato opportuno scegliere un altro percorso, sfruttando fino in fondo le possibilità che offrivano le normative esistenti. Un'ultima dimensione che credo sia importante ricordare e menzionare è certamente quella della condizione femminile, la battaglia per le donne che Simone Weil ha declinato in varie forme. La prima, forse anche quella più nota, riguarda la legge francese sull'interruzione di gravidanza. Il 26 novembre del 1974 Simone Weil, allora ministro della sanità francese, difende pubblicamente in una seduta estenuante di 25 ore la legge che porta il suo nome per la depenalizzazione dell'aborto.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Qualche mese fa, il 4 marzo del 2024, è successo qualcosa di storico per la Francia e per il mondo, perché la Francia è diventata il primo paese al mondo ad aver inserito il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione. Un evento certamente epocale. Deputati e senatori hanno votato quasi all'unanimità, sancendo appunto l'inclusione di questo diritto nell'articolo 34 della Costituzione francese. Ecco, con ogni probabilità questo non sarebbe stato possibile senza l'impegno di Simone Veil al tempo del suo incarico come ministra della Salute. Nel 74 lei pronuncia questo discorso rimasto storico che Alessandra Bitumi ricordava e che cominciava di fronte all'Assemblée Nationale con una premessa che oggi ci sembra farlo risuonare in maniera ancora più forte. «Vorrei condividere con voi una convinzione di tutte le donne», diceva Veil, «e mi scuso di farlo davanti a un Parlamento composto quasi esclusivamente da uomini». Ecco, il coraggio di questa donna che di fronte a un Parlamento quasi completamente maschile difende il diritto delle donne di interrompere le gravidanze indesiderate in sicurezza. È qualcosa che ha segnato in maniera irreversibile e per fortuna una battaglia per un diritto alla salute e alla libertà che è sacrosanto. In quel suo discorso divenuto celebre e in quella battaglia si intrecciano, a mio modo di vedere, tre questioni di contenuto e di metodo fondamentali. La prima questione è, direi, l'obbligo morale e civile di non chiudere gli occhi davanti alla realtà, ma di abbracciare con rigore, lo dicevo prima, il riferimento all'Europa vale assolutamente anche nel caso della battaglia sull'aborto, di abbracciare la verità dei fatti, di impegnarsi per allineare la politica alla società. La battaglia per l'aborto Simone Veil la fa per mettere fine a una situazione, dice lei, di disordine e di ingiustizia. E Simone Veil parte dai numeri, dai crudi fatti, appunto. 1 milione di aborti l'anno. E sono aborti clandestini, quindi immensamente pericolosi, o sono aborti praticati all'estero, quindi da donne in condizioni economiche tali da potersi recare fuori dal territorio nazionale. E quindi ingiustizia. Altro elemento che ritroviamo in quel discorso, in quella battaglia, è il coraggio. Il coraggio dei propri convincimenti e delle proprie azioni. Il coraggio di parlare davanti a un'assemblea ostile, di condurre la battaglia in un contesto di accuse, di insulti, di attacchi davvero inverecondi. Io ricordo quello del deputato Jean-Marie Daillier, peraltro suo compagno di partito, che le chiede se avrebbe accettato di gettare degli embrioni in un forno crematorio. Un fatto scandaloso, dice Veil in un'intervista, che associa e che denuncia insieme a un'ipocrisia dilagante in quel Parlamento pieno di uomini che si dichiaravano contrari all'aborto e che però sotto banco cercavano gli indirizzi dove far abortire le loro amanti o qualcuno dei loro cari. E quindi, dicevo, fatti, coraggio, audacia, coerenza e in ultimo direi coralità. Perché il suo contributo alla depenalizzazione dell'aborto, Simone Veil lo inserisce nel contesto di lotte più ampie, più antiche, condotte da donne e uomini per il miglioramento della condizione femminile. Simone Veil non manca di ricordare, di menzionare la rivoluzione portata dalla legge che autorizzava, per esempio, la contraccezione. Una legge, dice Veil, ben più importante, se vogliamo, per la sua portata storica e filosofica, anche se meno pesante simbolicamente. Ma l'impegno per il miglioramento della condizione femminile non si esaurisce in quella battaglia. Molto rapidamente, ma ci tengo a ricordarlo, l'impegno di Simone Veil per il miglioramento della condizione delle donne è frutto in ogni suo ambito di studio, di formazione, di coerenza, di principi e di dedizioni, e sono caratteristiche queste
umane e professionali, che aveva già mostrato da magistrato nel suo interesse per la situazione delle carceri francesi, che avrebbe approfondito nella battaglia per l'aborto, che avrebbe confermato, dando un contributo cruciale in Europa all'istituzione di una commissione poi dell'Unione Europea, che ha nel lungo periodo favorito lo sviluppo della politica europea in materia di diritti delle donne, e che ritroviamo anche nella sua attività di monitoraggio sugli stupri nelle guerre balcaniche, così come nel suo interesse per il dilagare dell'AIDS e l'impatto dell'AIDS sulla salute delle donne. L'europeismo di Simone Veil, che è un europeismo autentico, è un europeismo assolutamente radicato e profondo, non è mai venuto meno. Quell'europeismo non è mai stato messo in discussione, ma le forme di quell'europeismo, le forme che il suo impegno per l'Europa ha preso, le posizioni che Simone Veil ha assunto sono evolute in accordo con un convincimento di base, e cioè con il convincimento che il processo di integrazione europea, se così vogliamo chiamarlo, è un processo strutturalmente in divenire. Non è dato, non è scontato, non è lineare e soprattutto non è tracciato. Non c'è alcuna via predefinita da seguire. E dipende anzi dal rapporto ai progetti e ai percorsi indicati di volta in volta dagli stati e dai cittadini e dalle cittadine europee. Nella sua biografia, nei suoi scritti, nei suoi discorsi, Simone Veil solleva domande sempre più acute sui contorni geografici, filosofici e spirituali dell'Europa, che quindi non è mai assunta come soggetto monolitico e inscalfibile. Simone Veil si interroga, per esempio, sull'allargamento post 1989, quindi dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della guerra fredda, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Cioè si chiede se è opportuno quell'allargamento, cosa comporterebbe, come si dovrebbe gestire. Si interroga sulla forza dei sentimenti nazionali e sull'opportunità di un trattato costituzionale. Cioè è aperta a rivedere le proprie posizioni, ad aggiustarle, e anche lezione e quindi eredità molto significativa, è aperta ad ammettere i propri errori. Faccio un esempio. Nel 2004, in occasione del referendum sul progetto di trattato costituzionale, Simone Veil scelse di autosospendersi dall'incarico di giudice della Corte Costituzionale per impegnarsi in prima linea a favore del referendum, per sostenere il referendum. Condusse una campagna referendaria molto faticosa a favore del sì, insistendo su alcuni punti fondamentali che sembravano spaventare l'opinione pubblica francese all'epoca. Quindi cercò di rassicurare chi temeva, per l'appunto, l'allargamento verso l'Europa dell'Est, chi lamentava una virata neoliberista dell'Unione Europea. Cercò di rassicurarli sottolineando il carattere misto del modello sociale europeo. Cercò di rassicurare l'elettorato, di convincere l'elettorato ribadendo la centralità della questione femminile e dei diritti ad essa connessi, su tutti quello dell'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi fece una campagna appassionata, precisa e di nuovo quindi molto coinvolta in prima linea. Come sappiamo, il referendum vinse il no. Il fallimento del progetto di trattato costituzionale fu molto doloroso, evidentemente, per Simone Veil, ma nel giugno del 2007, sollecitata ad esprimersi su quella vicenda, sulle travagliate vicende del progetto di trattato costituzionale, concluse che sarebbe stato meglio arrivare ad un trattato non costituzionale. Ecco, se penso alla sua eredità, penso a questo. Penso alla consapevolezza che senza Europa unita corriamo il rischio di vedere le migliori conquiste del secolo scorso seriamente compromesse, e su tutte pace e sicurezza, ma anche la consapevolezza che l'Europa unita deve avere una sua identità politica chiara, ben definita, sulla quale non si può transigere. E questo significa usare tutte
tutti i mezzi a disposizione e tutto il coraggio politico di cui disponiamo perché libertà e democrazia siano realtà a ogni latitudine dell'Unione Europea e per ogni suo cittadino. Trovo molto bello, nel finale di questo splendido racconto che Alessandra Bitumi ci ha regalato, questo richiamo all'aspetto pragmatico del suo pensiero, a questo pragmatismo che tiene conto del peso dell'esperienza, del peso delle esperienze, della necessità talvolta di trovare dei compromessi fra posizioni diverse senza però rinunciare all'altezza, all'ampiezza e soprattutto all'aspetto collettivo degli ideali. È molto importante e interessante che questo venga fuori nella traiettoria di vita di una donna che è stata privata nella sua primissima giovinezza della libertà, minacciata di non poter sopravvivere da un sopruso del potere, e però ha trovato nella sua esistenza spazio per un sogno che coinvolgesse tutte e tutti in un cammino realmente di liberazione, conservando questo aspetto pragmatico che nel corso della storia le donne hanno dovuto, volenti o nolenti, sviluppare nella loro relazione con il mondo, ma trasformandolo in una leva per portare la possibilità di liberazione ad arrivare dove non era mai arrivata prima. Europa, una storia alla volta, è un podcast di Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, realizzato per Intesa San Paolo On Air, la piattaforma podcast di Intesa San Paolo, con il contributo di ricerca di Luigi Vergallo, David Bidussa e Francesco Grandi. Interviste a cura di Giorgio Umberto Bozzo. Coordinamento editoriale Caterina Croce. Coordinamento di produzione Francesca Audisio. Promozione Anna Wiesemann. Sonorizzazione e montaggio Michele Marino Gallina.